Viviamo ancora nell'epoca della caduta dei confini. Più di 20 anni fa cadeva il muro di Berlino, simbolo di un periodo storico in cui si innalzavano frontiere e ci si chiedeva cosa succedesse dall'altra parte. Oggi sembrerebbe tutto sorpassato. La rete, forse per il fatto di essere una struttura aggregante, ci offre poche immagini di frontiere. Ci sono filmati storico-nostalgici a ricordarci di quando le frontiere erano, dalle nostre parti, ancora una cosa seria. E qualche filmato di posti dove le frontiere sono ancora delle barriere da scavalcare, come quella che divide il Messico dagli Stati Uniti. In realtà i confini ce li abbiamo sotto gli occhi ogni giorno. Basta infatti che due case siano vicine perché si crei una specie di barriera invisibile tra di loro. E se quando si fuma la pipa insieme in giardino sembra tutto tranquillo, basta che un nuovo elemento spunti nel mezzo perché il tutto si faccia più definito ed ostile. In questo corto di Norman McLaren, l'elemento della disputa è un fiore, che da simbolo di pace diventa movente di guerra. Su internet la guerra non viene mai dichiarata direttamente. I problemi di vicinato non vengono discussi nel quartiere, ma vengono condivisi su YouTube. 11 o'clock this morning, my girlfriend gets up, she goes outside, and she looks at my car, she comes back in the house, and she says, get up, little dookie. So I get up, I go outside, somebody unslash my motherfucking tires again. C'è anche gente più incisiva, come questo esasperato inquilino che elenca i motivi del suo odio per i vicini di casa. Let me list you some reasons why I so passionately hate my neighbors. Starters, number one, they play music loud at all types of hours, 2 in the afternoon or 2 in the morning. Number two, they're a bunch of idiots that talk and scream at the top of their lungs all day long. Number three, they're just a bunch of junkies. All they think about is drugs. E così si comincia a studiare il nemico. Gente che di notte suona armadietti con un certo impegno. Nemici che affilano le lame nel pieno della notte, svegliandoti per il rumore. È proprio il rumore ad essere una delle maggiori cause di odio tra vicini di casa. Vedere dalla finestra qualcuno che gira tutto il giorno in tondo con il quad dà fastidio, ma ci sarebbe molta più tolleranza se fossimo acusticamente isolati. I conflitti però si possono anche scatenare nel silenzio delle telecamere a circuito chiuso. Ecco ad esempio un appartamento assediato da un vicino che ogni giorno sputa sulla porta e prende un po' di foglie dalle piante. L'occhio gelido delle telecamere riesce a incastrare ladri che credono di non essere visti. E così, oltre a sapere finalmente chi ruba i giornali ogni giorno, possiamo osservare con quanto stile e sapienza compie il crimine. Possiamo sapere chi si siederà sulla nostra preziosa sedia antica, quella che avevamo dimenticato fuori sotto la neve, e riusciamo a spiegarci quei misteriosi furti di mattoni che avvenivano in giardino. Poi a volte le ostilità si fermano, come per magia, di fronte a comportamenti inspiegabili. Come prendersela con una vicina che cerca di far funzionare il proprio tagliaerba facendolo rotolare? Lo sguardo della telecamera può anche diventare documentaristico, perché l'essere umano, libero nel suo ambiente naturale, presenta comportamenti ben più interessanti di qualsiasi altra specie animale. Ci sono misteriosi riti oscillatori e lotte rituali che richiamano quelle dei gorilla durante il periodo di fertilità. Esistono specie umane che comunicano cinguettando. Ed altre con inspiegabili passatempi sui quali i sociologi non sanno esprimersi. Ci sono poi quelli che, derisi da chi sta dietro la telecamera, si stanno in realtà allenando per sterminarli. Finché si ride tutto bene, ma un vicino con la spada laser potrebbe diventare pericoloso al primo sgarro. Dude, you suck! What the heck? E se dopo aver avuto qualche screzio coi vicini vi svegliate una mattina e scoprite che questi hanno acquistato una nave da guerra, allora è veramente il momento di preoccuparsi. This is our crazy neighbor next door with a freaking battleship in his backyard. He's got a battleship! Battleship, backyard. Look, there's, if you look closely, there's like steam coming out of the front pipe. Spesso sono i più pedanti che fanno scoppiare degli allarmi per un non nulla. Il signor Bob, per esempio, ha scomodato YouTube per denunciare l'incuria del prato del vicino, bullandosi invece dell'ottimo stato di salute del suo. Take a look at this lawn. I've never seen such a crappier lawn in all my life. And he comes out, he looks at it, he goes back in, he comes over to my house and says, "What do you do to get your lawn in such great shape?" And I say, "Well,
take a look. My lawn is fertilized, it's watered, it's mowed. In Australia, dove di solito la casa più vicina è a 80 km dalla propria, nei rari casi in cui i vicini sono a un tiro di schioppo, ci si allarma molto facilmente. Così, spaventati da una festa di compleanno di un sedicenne, gli abitanti del quartiere hanno chiamato la polizia, che si è presentata in tenuta antisommossa, con tanto di elicottero. I had stomach cramps continuously. We were fearful for our life, we were fearful for the house. Non sappiamo fino a che punto fosse scatenata la festa in questione, ma le proteste dei vicini suonano comunque eccessive. Prima di chiamare le forze dell'ordine, sarebbe meglio informarsi su un po' di tattiche di base. How to annoy your neighbors. Step 1 is to go online and sign them up for as many flowers as you can that they don't want. Ce le spiega un'esperta dodicenne passo per passo. Step 2 is my favorite. What you have to do is run around and scream on the street. Personally, I like to shout Harry Potter spells. Alohomora! La mossa finale consiste nello scrivere minacce col gessetto sull'ingresso della casa dei vicini, che saranno presto costretti a capitolare. Se invece preferite le tattiche di difesa, un altro utente di YouTube ci fornisce una breve guida dei metodi più efficaci: scappare con la macchina, rifugiarsi in un'apposita trincea o dietro una quinta, più una serie di tattiche ninja che sfruttano i cespugli. Le tecniche di attacco rimangono comunque di gran lunga le più apprezzate. Se possedete una chitarra e una faccia furba come quella di Aaron, allora siete pronti a sfogare il vostro estro in piena notte. In mancanza di altri strumenti musicali, bastano un tronco di legno ed un martello per far rivivere lo spirito boscaiolo in un appartamento alle 4 del mattino. Oh yeah! Again! Come on! Se volete colpire con più precisione, con un po' di scatole potete costruire l'architettura necessaria ad un attacco mirato verso gli inquilini del piano di sopra. Se invece volete sparare sulla folla, un'automobile con un buon impianto stereo è la cosa migliore. E disponendo di un modello sportivo potete anche ottenere l'effetto di un fumogeno senza spendere troppo. Altre tecniche di attacco si concentrano su elementi specifici. Tirare le foglie nel giardino del vicino può risultare molto irritante, e se non si è accolti sul fatto come questi due ingenui signori, è facile scagionarsi. Se avete un cane, potete infastidire il vicino con la scusa di fertilizzare il suo prato, come ci mostra questo esperto di Virginia Beach, lo stesso che vediamo impegnato anche in un pallonetto da centrocampo. La vittima si limita a documentare, impotente di fronte a tanta perizia. Un altro bersaglio tattico che viene spesso preso di mira è la piscina del vicino. È un gesto simbolico, una dichiarazione di superiorità strategica, un «quando avrò voglia potrò fare anche di peggio». I più moderati si limitano a tuffarsi furtivamente, documentando il gesto per conservarne la prova come un trofeo. Ok, follow me. Okay. What are you doing? This isn't even our house. What are you doing? Kate. Kate. Oh my god, no you're not. You're not. Altri, più spregiudicati, non vanno per il sottile e compiono veri gesti di terrorismo. Altri atti terroristici possono mirare ai giochi dei bambini, meglio ancora se sono oggetti volanti e costosi. Comunque, se decidete di andare sull'offensiva, siate consapevoli che poi sarà guerra aperta. Aspettatevi combattimenti corpo a corpo, con ogni oggetto a portata di mano. E non bisogna dimenticare che in tutte le guerre si finisce per perdere tutti. In a nice peaceful Portland, Oregon community, what would make one's neighborly neighbors behave like this? And this? And this? Vediamo il caso di Ed, che è un tranquillo operaio, e James, eccentrico conduttore di una trasmissione locale. What would cause such mean-spirited athletic activity between two grown men? Well, a woman, this woman, caught on tape with Jim on his show during much, much happier times. You know what? She's the kind of girl I've always wanted, but never deserved. Da prima fidanzata di James, la ragazza decide poi di mettersi col vicino. I due cominciano a litigare e James decide di documentare gli scontri.
I needed proof. This man was violent and this man should have been arrested. Nonostante questo, si trova a dover pagare $125,000 per danni, perde il suo lavoro di conduttore e naturalmente anche la donna. Ma anche Ed perde la donna, che se ne va sfiancata dal comportamento infantile dei duellanti. Ed entrambi, ovviamente, perdono la reputazione. Questa storia, metaforicamente, ci riporta al filmato di Norman McLaren, che abbiamo visto all'inizio della puntata. Il finale è un po' più drastico, è vero, ma ci mostra che alla fine di una guerra c'è solo la perdita di tutto. La vecchia morale, ama il tuo prossimo, è quanto mai vera. Soprattutto quando il prossimo abita accanto a te.